l'abolizione dell'IMU ha evidenti conseguenze sulla liquidità e sulla disponibilità di risorse dei comuni. Non si può credere di abolire una tassa che introitava più di 5 miliardi di euro e credere che non ci sia nessuna conseguenza. Si è svolta stamattina a Palazzo Marino la riunione dell'ufficio di presidenza di ANCI, in cui si sono affrontati due temi fondamentali per i comuni italiani. Innanzitutto quello legato alla fiscalità e alla finanza, dove in primo piano si è parlato dell'IMU e soprattutto della rata dell'IMU che lo Stato si è impegnato a versare proprio in questi giorni alle casse dei comuni. Noi chiediamo che la prima rata venga erogata perché abbiamo bisogno di fare fronte a impegni nei confronti dei nostri dipendenti, nei confronti dei nostri fornitori. Ribadiamo che è necessario che si apra un tavolo negoziale che il governo ha accettato e di cui chiediamo la convocazione per ridiscutere il patto di stabilità, i rapporti finanziari tra comuni e Stato, che cosa deve essere la nuova tax service, cioè si tratta di ridisegnare l'insieme dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni. Noi siamo pronti a discuterne, ma vogliamo discuterne. Noi non siamo centri di spesa parassitari, noi siamo centri che quando spendono, spendono per dare ai cittadini asili nido, scuole materne, assistenza domiciliare agli anziani, sostegno ai disabili, trasporto pubblico locale, tutte cose che riguardano la vita della gente e che sono essenziali per la vita della gente. E in questa situazione è difficile fare delle scelte, dobbiamo fare delle scommesse, ma soprattutto affrontare una sfida che non vuole essere di contrapposizione col governo, ma trovare insieme le soluzioni che oggi proponiamo al governo. Sono soluzioni, voglio dire, e proposte ragionevoli che tengono conto della situazione generale, ma che hanno la capacità anche di far valere le priorità. E le priorità sono sicuramente i soggetti più deboli, i cassaintegrati, il tema del precariato, ma anche il tema del fondi per i comuni, perché continuare con i tagli o sottrarre fondi ai comuni significa sottrarre i fondi a chi oggi dà i servizi e i servizi vengono utilizzati dai cittadini e soprattutto dai cittadini più deboli. Deve essere una decisione collettiva. Quello che mi preme dire con forza è che questa volta tutti i comuni, piccoli e grandi, sono uniti, non ci sono state defezioni, non ci sono state opinioni diverse se non su singoli temi, ma c'è una convinzione profonda che questa volta non possiamo fare marcia indietro rispetto a delle richieste che, ripeto, sono assolutamente irragionevoli e tengono conto del contesto complessivo dell'economia italiana. La cosa che più ci angoscia è la mancanza di qualunque logica, la mancanza di qualunque precisione, la mancanza di qualunque certezza. Non parliamo di programmare è qualcosa di troppo rispetto a quello che sta facendo questo governo, ma almeno riuscire ad avere certezze sulla ordinaria amministrazione. Non abbiamo ancora la coscienza di quanto ci verrà versato, per esempio non si è stabilito se l'IMU verrà versata nella misura dello scorso anno o nella nuova misura delle nuove aliquote stabilite dai comuni. Non sappiamo come verrà diffuso il fondo di solidarietà, non abbiamo coscienza di cosa succederà della TARES, siamo nella assoluta mancanza di qualunque precisione. Ma se non arriveranno delle risposte è tutto a rischio, esistenza dei comuni a rischio, esistenza della democrazia a rischio, perché io credo che la democrazia oggi si fondi soprattutto sugli enti locali, soprattutto sui comuni. Le abbiamo fatte tutte, lasciare le fasce tricolore in prefettura, fare delle manifestazioni di protesta pubbliche, rafforzare il rapporto con i cittadini per spiegare le nostre difficoltà e nulla è cambiato. C'è solo una cosa che viene ascoltata, il tema dei saldi di bilancio che lasciamo allo Stato. Qualcuno incomincia a immaginare di sforarli magari tutti insieme perché è l'unico modo per far capire che davvero la misura è colma. Accanto io aggiungo da amministratore che vuole sempre guardare comunque con un occhio al momento che stiamo vivendo, anche noi al nostro interno dobbiamo continuare battaglie di meritocrazia amministrativa e noi per primi dobbiamo arrivare all'Assemblea di Firenze che avremo a ottobre con delle proposte in cui i comuni premiano i comuni virtuosi. Il secondo tema è stato quello legato alle province e alle città metropolitane. L'ufficio di presidenza si è concluso con l'approvazione di un documento che riporta le richieste ufficiali di ANCI al governo nazionale. Un comunicato, un documento finale che ribadisce le nostre richieste che porteremo al tavolo del governo.